monito del Presidente della Repubblica, i partiti e il governo operi serenamente, il Parlamento faccia serenamente e con lungimiranza la sua parte. È una parte del discorso del Presidente Napolitano parlando di riforme nel corso del suo intervento alla conferenza dei prefetti. È partita intanto la commissione dei 35 saggi che dovrebbero elaborare delle riforme costituzionali condivise. Due esigenze. La prima, cambiare la Costituzione non è come cambiare il regolamento di un condominio, ma è rispondere ai grandi problemi dell'agenda del terzo millennio. La seconda, se ne parla da troppo tempo, bisogna dare ai cittadini tempi certi. Credo che la Commissione abbia iniziato bene perché tiene presenti entrambi questi imperativi. Ma volete veramente che un governo in poche settimane faccia una nuova riforma del mercato del lavoro? O volete che invece, dopo tutta la fatica che avete fatto come imprenditori e come sistemi per adattarvi, cambi quello che veramente bisogna cambiare senza, come direbbe un anglosassone, buttare il bambino con l'acqua sporca? Io credo che passare i messaggi che ogni anno dobbiamo fare una grande riforma nel mercato del lavoro sia sbagliato. Purtroppo noi siamo in un mondo in cui prevale la news. Voi oggi, come sistema informativo e mediatico, siete portati a stringere tutto sulla news, quando invece magari bisognerebbe educare il pubblico a riflettere. La notizia, non più la news, dovrebbe essere metabolizzata e dovrebbe poi dar luogo ad approfondimento affinché il cittadino informato possa essere sempre più consapevole della realtà in cui va a vivere, andandola a vivere criticamente. Noi abbiamo dei cittadini sempre meno critici e sempre un po' fumosi e prolissi. Noi giornalisti, oltre a mestiere, in realtà guardi, io invito tutti quanti voi, no, invito tutti quanti voi giornalisti, per esempio, a leggere libri. Adesso la lezione di giornalismo e di cultura, abbia pazienza, non ce la facciamo fare. Se lei avesse il garbo, leggete i libri, mi scusi, no, ma anche noi ci offendiamo ogni tanto, sa, abbia pazienza anche lei. E scusate se vi ho offeso, io non pensavo che invitare a leggere, io magari potessi tornare. No, ha detto leggetevi un libro. Lei non ha idea di quanti libri leggo, di quali libri leggo e di quanti. E allora io approfitto. Lei non ci permetteremo mai di dire. Noi non ci permetteremo mai di rivolgerci così. Però è un, vedete, è un invito che io faccio a cuore aperto e amichevolmente. Era un invito. E allora, le rifacciamo vedere il girato se vuole. Sì, ci credo, ma leggete, può essere un imperativo ma anche un congiuntivo esortativo. Allora io dico, accettate un pochino questa, proprio con amicizia, questa possibilità che noi si stia ragionando. Avete sentito urla, batti di pugni? All'inizio sì. Guardi, cioè, io adesso non lo ricordo. Per una persona che è arrivata in questa meravigliosa città da bambino, divenirne il primo cittadino è evidentemente un momento molto emozionante. Io assumo questa responsabilità con grande umiltà e con l'idea di svolgere un compito al servizio della città, ascoltando i cittadini e partendo dai più deboli. Del Campidoglio. No, nessun rimpianto, è stata un'esperienza stupenda. Fare il sindaco di Roma è un onore grandissimo, riempie una vita, quindi non c'è nessun rimpianto possibile da questo punto di vista. Quindi io ringrazio la città di questo onore, ho cercato di servire al meglio, quindi vado con animo assolutamente leggero. Ho parlato a lungo con Ignazio Marino, gli ho cercato di rappresentare quali sono i problemi e le difficoltà, mi sembra che abbia ascoltato con grande attenzione, con grande disponibilità, quindi io mi auguro che si faccia tutto quello che si deve fare perché Roma vada sempre meglio. Dobbiamo tutti servire l'interesse di questa città. Se no lo chiamate e lo fatevi dire.